Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere dalle Righe e il video di oggi è stato un'improvvisata, nel senso che ho deciso di farla solo oggi, farla perché è una readathon ed è una readathon di 24 ore, una specie di maratona di lettura di 24 ore. In realtà l'idea mi è venuta perché questo weekend, da sabato a domenica, c'è stata una readathon di 24 ore collegata alla Magical Readathon a cui sto partecipando questo mese, ma non sono riuscita a partecipare a quella maratona perché è iniziata, l'ha fatta mi pare dalle 2 del pomeriggio alle 2 del pomeriggio del giorno dopo, quindi da sabato a domenica. Sabato però lavoravo, quindi mi sono persa praticamente la prima metà di questa readathon e quindi ho deciso di farne una da sola per cercare di replicare, perché sarebbe stato molto carino farlo e non ci sono riuscita. Io ho già fatto una volta una maratona di 24 ore, è stata mi pare un paio d'anni fa nel periodo di Natale e poi non ho più replicato. Non mi ricordo come mi ero organizzata la scorsa volta, ma ho deciso di non iniziare a mezzanotte perché, ma semplicemente è una questione mentale mia. Iniziare a mezzanotte mi dà l'impressione di perdere in partenza, perché sì, magari uno non va a letto proprio a mezzanotte, ma poi a un certo punto deve andare a dormire e io non sono così focalizzata da non andare a dormire, anche perché domani mattina io lavoro, ho solo mezza giornata, però domani l'ho scelto apposta perché poi il pomeriggio sono libera. E quindi sto iniziando questa maratona un pochino prima di mezzanotte, sono le 10:20, adesso voi direte un orario molto specifico, è semplicemente l'orario a cui sono riuscita a mettermi a registrare la prima clip. Quindi ho ancora un pochino per leggere prima di andare a letto e poi il resto della giornata domani. Cosa ho intenzione di leggere? Allora, l'unica cosa certa sarà il primo libro e naturalmente in queste readathon si punta a leggere quanto più possibile anche numericamente come numero di libri e quindi la cosa più intelligente sarebbe scegliere libri brevi e magari lo farò per gli altri, ma avevo già un libro in lettura e quindi ho deciso di finire prima quello ed è Trasta di Hernán Díaz, di cui ho letto 97 pagine, quindi devo ricominciare da pagina 98, però, ed è fa figo dire ho letto tot libri interi, però chi se ne importa, avevo in lettura questo, finisco questo. È un libro di cui vi ho potuto forse parlare altre volte quando l'ho comprato o quando l'ho messo in TBR, perché nella mia TBR della primavera. E è un libro diviso in quattro parti, un po' alla Cloud Atlas, in cui si parla della storia di questo milionario, questo finanziere, ma da punti di vista diversi. Quindi il primo è quello fiction, perché è stato scritto un libro su di lui, ma insomma romanzando, per cui i nomi sono stati cambiati. La seconda parte dovrebbe essere la sua versione, la terza quella della giornalista che l'ha intervistato e che poi ha fatto da ghostwriter per il suo libro, e l'ultimo dovrebbe essere quello della moglie di quest'uomo attraverso i diari di lei. E mi sembra che qua si parli anche del rapporto che lui aveva con la moglie, che qui sembra essere nella parte dove si parla del romanzo molto bello. Lui sembra essere molto innamorato, sembrano avere un bellissimo rapporto, ma a quanto ho capito le sezioni successive mettono in discussione questa cosa. Quindi dovrebbe essere quel tipo di libro. Sta scorrendo molto molto bene, quindi credo di riuscire a finirlo entro domani, soprattutto se mi focalizzo bene. Allora, in realtà la cosa migliore per me sarebbe riuscire a finire la prima sezione e leggere anche la seconda, che finisce a pagina. Aspettate. 184 e io sono a pagina 98, quindi ho poco meno di 100 pagine da leggere, credo di riuscire a farlo. Così domani mattina, se riesco, leggo la terza parte e domani pomeriggio la quarta, perché è vero che domani mattina io sono a lavoro, ma per il turno che ho potrei avere poco da fare, quindi magari me lo porto per sicurezza. Successivamente non so cosa leggerò, ma ho diverse soluzioni. Ho il secondo libro della serie delle Witch, quindi la raccolta, quindi sono fumetti e non dovrebbero essere difficili da leggere, oppure ho diversi libri dal secondo al quarto, mi pare, della serie, sì, dal secondo al quarto della serie di Blackwater e quelli sono molto brevi, oppure forse avrò qualcosa anche in Kindle, quindi
volendo aggiungere cose brevi, sicuramente ho diverse cose. Potrei leggere un audiolibro, non lo so. Questo è sicuramente quello che voglio assolutamente finire entro domani. Ho anche in digitale l'ultimo libro della serie di Quattro amiche e un paio di jeans. L'ultimo, il quinto, quello ambientato 10 anni dopo, che ho appena iniziato. E se dovessi leggere quello, non andrò molto, molto in dettaglio perché comparirà in un altro video, però non lo so. E sono le 11:06, ho appena guardato, dovrebbero essere le 11:06 e ho finito la prima parte, che finisce a pagina 121. E dopo le pagine, quelle classiche di separazione tra una sezione e l'altra, inizia la seconda, che si intitola La mia vita. Andrew Bevel dovrebbe essere la parte invece scritta da questo finanziere per rettificare quello che secondo lui non andava nel libro che è stato scritto ispirandosi alla sua storia. Questa che ho detto finisce a pagina 189, adesso la inizio, non so se riesco a finirla prima di andare a letto, penso di sì se tiro un pochino e così poi sarò in linea con quello che avevo deciso di fare stasera. Mi è piaciuta la prima parte, diciamo che se è vero quello che ho letto, e cioè che poi ci saranno delle sfumature diverse, alcune cose che verranno riviste, immagino di aver capito dove vuole andare a parare, e a quel punto si rivelerà più che altro una specie di esercizio di stile, perché ovviamente se ho capito fin dalla prima parte dove vuole andare a parare, vuol dire che insomma è un po' prevedibile, però mi piace come è scritto, quindi comunque per ora mi sta piacendo. Sono stata più veloce di quanto pensassi, sono le 23:38 e ho finito la seconda sezione, quindi sono a pagina, aspettate, 189, come vi ho detto, inizia la terza parte che si chiama Memorie del ricordo di Ida Partenza, che dovrebbe essere la giornalista. Questa seconda parte, vi ho detto, è la sezione quella dedicata alla versione di lui, di questo finanziere, ma scritta con la ghostwriter. È in realtà come una specie di prima copia, prima stesura di quello che sarà il testo definitivo, ma perché a volte sembra quasi che siano degli appunti. Ci sono delle parti dove sembra di leggere effettivamente un testo finito, e poi ci sono delle parti come ad esempio, aspettate, questa, vedete, che sembrano proprio appunti o bozze, dove dice università, conquista vera identità, amicizie, affari essenziali come la nostra padronanza dei numeri, i ragazzi, aneddoti, incidenti a cavallo, eccetera, eccetera, come se stesse mettendo gli appunti di quello che deve scrivere. A volte ci sono delle frasi come inserire immagine o parlare più avanti di questo argomento, eccetera, eccetera. Questa seconda parte è comunque abbastanza lusinghiera nei confronti di questo finanziere, considerando che comunque è la sua versione, ma secondo me si getta già una luce diversa sul loro rapporto, sempre in maniera positiva in realtà, perché lui parla bene della moglie, anche se secondo me poi sarà proprio sulla relazione tra i due che si getterà un po' di una luce un po' diversa. Però rispetto alla prima sezione, che è quella dove c'era la storia romanzata, già il loro rapporto è scritto in modo diverso e anche lui ne esce in modo diverso, ma ripeto, sempre in modo lusinghiero. Adesso sono praticamente a metà, quindi. E credo che andrò avanti domani. In realtà, forse posso iniziare l'altra sezione, già che ci sono. Però penso che il prossimo aggiornamento ve lo farò direttamente domani. Questo era quello che intendevo quando vi ho detto prima che preferisco iniziare prima della mezzanotte, perché così ho l'impressione di iniziare meglio, anche se il numero di ore è sempre lo stesso, cioè che io dormo prima o dopo, il numero di ore in cui posso leggere è sempre lo stesso. Ma così mi sembra già di essermi portata parecchio avanti. E tra l'altro negli ultimi 2 giorni, no, forse di più, anche 3 o 4, non avevo più toccato Trust, cioè non avevo letto praticamente nulla in cartaceo, quindi sono contenta. Buongiorno, io sono in ufficio in questo momento e ne approfitto perché adesso non c'è nessuno, quindi vi aggiorno. Allora, ho portato Trust con me stamattina e dovesse esserci occasione, leggerò ancora qualcosina. Ieri sono arrivata a pagina 234, quindi sono riuscita a leggere ancora un po', sono a più di metà e
Non avrei comunque finito la terza sezione ieri perché ho visto è quella più lunga, però nel frattempo l'ho iniziata. Tra l'altro ho tirato un po', sono andata a dormire verso l'una alla fine, quindi insomma pensavo di andare a letto prima, invece no. Comunque sono sulla buona strada e credo di riuscire a finirlo senza problemi oggi. In ogni caso, potendo scegliere, credo che oggi andrò avanti più col cartaceo, meglio, forse qualcosina in digitale si può fare, ma penso che andrò soprattutto sul cartaceo, questo e anche altre cose, perché stamattina non so se si vede, ma no, forse in video non si vede, ma mi sono svegliata con gli occhi un po' gonfi perché per me è un periodo di allergia e mi prende soprattutto la mattina, e quindi stamattina mi sono alzata e mi sentivo due occhi così, quindi ho preso subito l'antistaminico, però mi danno un pochino fastidio gli occhi. Infatti, io oggi pomeriggio dovevo cominciare a girare la seconda parte della reaction, che non so se sarà già uscita per quando vedrete questo video, la reaction a Shadow and Bone, la seconda parte, però non so se ho voglia di mettermi molto al computer oggi pomeriggio, quindi io vedrò. Sono rientrata a casa, infatti mi vedete ancora con gli stessi vestiti. Io comunque rientro sempre a casa in pausa pranzo, però come vi ho detto comunque sarà una pausa prolungata perché oggi pomeriggio non sono a lavoro. Sono da sola in pausa pranzo stavolta, normalmente riesco a pranzare con mia madre perché entrambe rientriamo a casa in pausa pranzo, ma oggi lei pranza fuori, quindi sono da sola, mia sorella è a lavoro e ha il turno che copre anche la pausa pranzo, quindi come vi ho detto sono da sola, quindi riesco ad approfittarne e leggere un pochino. Nonostante i pronoci sono riuscita a finire Trust stamattina, quindi ho finito la terza parte e ho letto anche l'ultima, che comunque era la più breve ed era scritta in modo tale da essere molto veloce. E mi è piaciuto, come ho detto, non imprevedibile, avevo capito più o meno dove volesse andare a parare, però non credo fosse quello il punto era proprio il narratore inaffidabile, un po' in tutti perché poi ognuno ha una versione, non raccontano necessariamente tutti gli stessi episodi, però il fulcro è sempre la figura di questo finanziere, la figura della moglie e il loro rapporto, e ognuna di queste parti dà una sfumatura diversa. È stato interessante da leggere, è una lezione sulla prospettiva e il punto di vista. Il narratore appunto inaffidabile, il fatto che la verità ha molte facce, che comunque a seconda di chi te la racconta cambia. Come ho detto, è stato più un esercizio narrativo, a mio avviso ben riuscito, mi è piaciuto. Non ero sicura perché è un libro che ho deciso di leggere perché ne aveva parlato tanto Ilenia Zodiaco, ma ho avuto esperienze contrastanti con i libri che consiglia, ma non per colpa sua, perché semplicemente abbiamo anche gusti diversi. Ad esempio, un autore che a lei piace tanto è Roth, Philip Roth, e io ho letto l'anno scorso Pastorale americana, che non mi è piaciuto per niente, è stato uno dei libri peggiori che ho letto l'anno scorso, ma cioè, chiaro che è questione di gusti personali, perché so che lui è un autore molto conosciuto e Pastorale americana è uno dei suoi libri più famosi, però insomma ero rimasta un po' così e quindi sono un po' guardinga quando lei è particolarmente appassionata nel consigliare certi libri, questo era uno di questi, e invece alla fine mi è piaciuto, gli ho dato 4 stelline. A questo punto non sapevo cosa fare perché non avevo altre cartacee, ma volevo iniziare subito qualcos'altro, visto che è una maratona, non volevo lasciar passare subito tempo, ma come io ho detto, non volevo leggere qualcosa in digitale per la questione degli occhi e dell'allergia. Tra l'altro, a proposito dell'allergia, sono andata a prendere i rifornimenti perché avevo praticamente finito le pastiglie, l'antistaminico, mi era rimasta solo una pastiglia, e avevo anche da riprendere il collirio antistaminico, quindi sono andata a prendere tutto a posto, siamo coperte, affronterò senza problemi i prossimi giorni. E cosa stavo dicendo? Quindi ho iniziato un audiolibro, perché per la questione degli occhi, almeno oggi non volevo leggere nulla in digitale, e ho iniziato Nine Liars di Maureen Johnson. Il libro uscito più di recente l'anno scorso della serie di Truly Devious, che è una serie che al momento in italiano è ferma al secondo libro ed è una serie mystery young adult, quindi volevo qualcosa di mystery perché volevo qualcosa di un po' appunto thrilling, intrigante, però qualcosa di non pesante, quindi un mystery young adult va benissimo. E non so se lo sapete, ma dopo la fine della trilogia di Truly Devious, lei ha scritto altri libri che però non sono strettamente collegati a quello, sono sempre gli stessi personaggi, sempre mystery young adult, però sono praticamente gli standalone. Il che mi va benissimo perché secondo me con la trilogia di Truly Devious lei aveva annacquato un po' troppo, aveva allungato la minestra un po' troppo, e quindi a me va benissimo che
altri libri della serie siano degli standalone. Questo è un libro che, a quanto ho capito, si baserà su un caso di omicidio del 1995, fittizio naturalmente. La cosa dovrebbe essere che i protagonisti vanno a Londra per una settimana a trovare questo David. David è il fidanzato della protagonista, Stevie, e lui sta facendo, non mi ricordo se un semestre o se sta proprio studiando all'estero a Londra. Praticamente vanno a trovarlo per una settimana e scopriranno, però non l'hanno ancora scoperto, ma qualche dettaglio al lettore è stato già dato, scoprono di questo caso del 1995. E riguarda un gruppo di ragazzi che ha passato, mi pare fosse per il weekend, insomma del tempo insieme, sono degli amici che passano del tempo insieme durante il weekend a casa di uno di questi, solo che una mattina due vengono trovati morti. E per ora sono arrivata al punto in cui i protagonisti sono appena arrivati a Londra e, siccome è sempre doppia prospettiva, passato e presente, nella prospettiva del passato sono stati trovati qua più o meglio uno dei corpi, immagino che tra poco troveranno anche l'altro. Ma l'audiolibro è molto breve, alla velocità che io normalmente uso ho visto che sono 5 ore e 30, quindi sono... l'ultima volta che ho guardato ero al 12%, penso di essere quasi al 20% adesso, perché poi sono andata un pochino avanti e quindi sarà piuttosto veloce da leggere, quindi è il libro perfetto per questa maratona. Io ho appena finito Nine Liars di Maureen Johnson e sono andata avanti praticamente da quando ho cominciato a mangiare fino ad adesso, quindi ho continuato e avete visto il montaggio che ho fatto prima, ho fatto poco, cioè è stato un pomeriggio tranquillo, mi sono riposata un pochino senza dormire, ho avuto un momento in cui mi è venuto un po' di abbiocco, ma ho resistito, anche perché se io mi metto a dormire il pomeriggio poi c'è una roba, cioè soprattutto quando, vabbè, se poi devo tornare al lavoro no, è diverso, ma se mentalmente so di non avere niente da fare per il resto del pomeriggio mi abbiocco proprio forte e soprattutto se non metto la sveglia. Allora, una cosa che volevo fare dall'inizio dell'anno, che io in realtà mi ripropongo tutti gli anni ma poi non lo faccio, è stare un po' al passo con le recensioni su Goodreads dei libri che leggo, perché io vado a vedere le recensioni altrui quando leggo i libri e quindi magari può essere utile per qualcuno se lo faccio anch'io, e quindi ho una cosa che ho fatto è stato ricominciare a fare un pochino di recensioni, ne ho scritte 4, non ho fatto quella cosa di cui vi parlavo stamattina, e cioè cominciare a fare la reaction sulla seconda parte di Shadow and Bone. Uno, perché mi avrebbe portato via tempo, e cioè una volta che mi metto a fare questa maratona di 24 ore, facciamo la maratona di 24 ore. E secondo, onestamente, non avevo neanche tanta voglia, volevo proprio passare un pomeriggio tranquillo a leggere, insomma a rilassarmi, visto che evidentemente era giornata, il che va bene, visto che comunque era quello che in teoria dovevo fare nel video. Quindi ho appena finito il libro che si è rivelato sia quello di cui avevo bisogno per questa readathon, perché effettivamente è stato un mystery leggero e anche con il fatto che l'ho letto in audiolibro è andato molto velocemente, ma si è anche rivelato il più debole della serie.
la parte thriller, meglio la parte crime, è stata messa praticamente in panchina, e a dominare tutto il libro è stato il teen drama, cioè le questioni personali dei protagonisti. E per carità, è uno young adult, quindi è normale che si parli spesso in questo tipo di narrazione, anche se sono mystery o thriller di relazioni personali, romance, eccetera, però per me è stato un po' troppo e onestamente volevo un pochino di più sulla parte mystery, che tra l'altro ci ha messo un po' a ingranare, perché praticamente questa è ambientata a Londra e la prima parte è, a parte le parti ambientate nel passato dove si spiega cosa è successo, la parte nel presente era loro che andavano in giro per Londra e quindi ci ha messo un po' a entrare effettivamente nella parte in cui il thriller e il giallo è arrivato anche nella parte del presente. E poi, cioè, che non so cosa ha pensato l'autrice. Non voglio dirvi che cosa è successo, ma praticamente il cliffhanger finale non è neanche sul giallo, ma appunto sulle questioni di tipo personale e sul romance, eccetera. Non vi dico che cosa è successo, ma allora c'è questo personaggio che si chiama David, che è stato l'interesse amoroso della protagonista fin dal primo libro, e a questo punto della storia loro stanno insieme, sono fidanzati. E questo, allora, questo è nato come un cretino, perché veramente nella trilogia originale lui era un cretino e non capivo perché la protagonista gli andasse dietro. L'autrice era riuscita comunque un po' a riabilitarlo e, non lo so, rimanendo in tema con l'omicidio di cui si è parlato in questo libro, praticamente ha calato l'ascia su questo personaggio. Cioè, io non capisco perché ha voluto accanirsi di nuovo che con questo che stavamo ancora perdonando dalle cretinate che ha fatto nella trilogia principale e adesso questo. Non lo so. Non lo so, questo libro in generale non mi è piaciuto per me, tra le 2 stelline e mezzo e le 3 stelline, però effettivamente si leggeva velocemente, quindi mi spiace perché ero partita dicendo sì, effettivamente questo formato standard non funziona meglio, mi stanno piacendo e poi è arrivato questo libro a zam. E adesso, allora, considerando che io ho tempo fino alle 10:20 di stasera, cosa faccio adesso? Allora, in realtà, vi ho parlato nell'aggiornamento di stamattina, di ieri sera, del fatto di avere questo, il secondo volume delle Witch, ed essendo appunto un fumetto, non dovrei avere problemi a leggerlo entro stasera. Sono 5 volumi, e quindi secondo me vado con questo. Avevo una mezza idea di prendere in mano il secondo libro della serie di Blackwater, e di quello ho anche l'audiolibro su, come si chiama? Su Audible. Aspettate che vedo quant'è. Allora, alla velocità qui lo leggerei, sono poco più di 3 ore e mezza. Posso fare? Però non lo so, questi sono io in realtà. Vorrei finirli, leggerli tutti e due, però non riesco a leggerli tutti e due entro stasera. Mannaggia. Leggo questo che c'era da più tempo perché mi è arrivato a Natale, mentre la serie di Blackwater l'ho presa di recente e onestamente per essere sicura di leggerlo in tempo penso che alla fine questo andrei sull'audiolibro, però io ho questa cosa per cui se leggo, se inizio una serie in un certo formato preferisco andare avanti e finirla nello stesso formato, quindi preferirei il cartaceo e non sono sicura di andare altrettanto veloce con il cartaceo e non voglio precipitare e non capire quello che sto leggendo. Quindi niente, andrò con questo e adesso ho messo su una tazza di tè, aspetto che sia pronta e poi inizio. Allora, sono le 7:39 e non l'ho finito adesso, credo di averlo finito una ventina di minuti fa e non sapevo onestamente che cosa fare e quindi alla fine ho deciso che tenterò comunque di leggere Blackwater la diga. Faccio così, allora l'ho iniziato, beh, ho letto solo il primo capitolo, sono a pagina 26, però vabbè è un libro piccolino, anche le pagine sono piccoline, però allora, adesso devo andare a fare un paio di cose in cucina, nel frattempo mi metto l'audiolibro mentre faccio le cose in cucina e poi quando ho finito torno sul libro così nel frattempo posso andare avanti e vediamo se riesco effettivamente a finirlo, però penso in questo modo entro le 10:20 di riuscirci. Tiriamo le somme perché il tempo è finito. Ora, per correttezza, vi dico che
alle 10:20, momento in cui effettivamente sono finite le 24 ore, mi mancavano una cinquantina di pagine. Adesso, aspettate, credo siano passate da poco le 11. Sono le 11:03, quindi insomma il tempo è passato, sono oltre le 24 ore. Mi mancavano una cinquantina di pagine, a quel punto ho tirato e l'ho finito, però non l'ho finito entro le 24 ore. A quel punto mi mancava poco, mi volevo finirlo prima di andare a letto. È comunque come il primo, una lettura molto veloce, ma anche perché devo dire che è scritto molto bene, intrippante. Allora, in realtà credo mi sia piaciuto un pochino di più del primo. La parte horror è sempre molto poca, si concentra soprattutto alla fine, soprattutto una scena che avviene verso la fine, che mi ha lasciato un po' interdetta perché non me l'aspettavo, però per il resto più gotico, non horror come dicono, però c'è stata questa scena un po' così. Ancora non ho capito dove voglio andare a parare, nel senso che anche qua non c'è una vera e propria trama, è una prosecuzione delle dinamiche per come le avevamo lasciate alla fine del primo libro. Mi pare tra l'altro che l'inizio riprenda 2 settimane dopo rispetto alla fine del primo libro, quindi praticamente riprendono uno attaccato all'altro. Mi sta piacendo comunque, sono contenta di essere andata avanti e trovo un po' più interessanti le dinamiche rispetto al primo libro e anche i personaggi. Eleanor è sempre un personaggio intrigante e insomma questo suo mistero, diciamo, non voglio dire troppo, ma questo suo mistero comincia a espandersi anche a un altro personaggio, diciamolo così, che immagino sarà importante successivamente. Ancora, quindi non vorrei capire se effettivamente a questo punto, ecco, a questo punto non sono neanche sicura che ci sia una vera e propria trama. C'è questo elemento un po' più sovrannaturale a cui si accenna ogni tanto, credo che a un certo punto debba essere spiegato un po' di più, ma credo che questo sia a questo punto l'effettivo elemento che sarà poi l'elemento centrale. A questo punto non sono sicura che ci sarà una vera e propria trama, però è anche vero che sono al secondo, mancano ancora 4 libri, vedremo. Comunque sono contenta di essere andata avanti, quindi concludiamo con, allora, ho letto quasi tutto, aspettate, Trust, ho letto tutto Nine Liars, tutto il secondo volume delle Witch, la raccolta, e quasi tutto questo secondo volume della saga di Blackwater. Mi ha fregato un po' il momento della cena perché ci siamo messi a chiacchierare e comunque io dovevo. Vabbè, ci siamo messi a chiacchierare e insomma, non, comunque la cena per noi non è solo si mangia, ci si alza e si va a fare le proprie cose. Stavamo chiacchierando e ci siamo un po' dilungate. Ma essenzialmente 50 pagine io le leggo in non so in quanto, ma comunque poco tempo perché io credo di leggere abbastanza veloce. Non ho mai provato a misurare, ma credo di leggere abbastanza veloce. Quindi in realtà mi sarebbe bastato poco più per finirlo, come effettivamente avete visto. E niente, mi spiace non essere provato a tirare. Avevo anche una mezza idea di metterlo giù e provare a sostituire con qualcos'altro, ma alla fine mi sono incaponita. E vabbè, va bene lo stesso. Comunque, letto ho abbastanza. Quindi, per questa maratona improvvisata di 24 ore è tutto. E sono abbastanza contenta. È andata bene, mi è andata anche bene perché, pur avendo lavorato stamattina, è stata una mattina tranquilla. Quindi, in realtà, sono riuscita a leggere del libro che stavo leggendo più di quanto pensassi. Quindi, sono contenta e sono contenta di averlo fatto perché era un po' che non facevo un video del genere e anche se avevo altri video che avevo intenzione di fare, vabbè, alla fine è andata bene. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri. Trust è un libro di cui comunque avevo sentito parlare abbastanza, non solo di Linea Zodiaco, ed era, se non sbaglio, anche tra i candidati ai Reader's Choice Awards dell'anno scorso. Di questa serie si sta parlando tantissimo, quindi fatemi sapere eventualmente come sta procedendo, senza fare spoiler, mi raccomando. Le Witch invece era una serie che io non avevo mai letto, quindi la sto leggendo adesso per la prima volta, quindi insomma se c'è qualcuno là fuori che effettivamente non le aveva lette quando erano uscite la prima volta perché non era della vostra generazione, fatemi sapere, perché io avevo delle cugine che leggevano
i fumetti, io ogni tanto quando andavo a casa loro recuperavo uno o due volumi, ma non l'ho mai letto in maniera organica, quindi per me è la prima volta. Se siete arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio. Non dovrebbe essere, non so quanto sia girato, ma non dovrebbe essere un vlog molto lungo, quindi non dovrebbe essere uno di quei macigni che ogni tanto vi faccio arrivare come vlog. Comunque, nel caso, grazie di essere stati con me. Se avete qualcosa di cui volete chiacchierare, mi trovate sotto nei commenti. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!